Quali saranno le novità in arrivo sul canale in questa seconda metà del 2022? Nuove frontiere verranno esplorate? E quali saranno gli obiettivi che cercheremo di centrare entro la fine del 2023? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Quest'oggi faremo un piccolo pit stop per analizzare tutto quello che è stato fatto e cosa potremo fare in futuro. Sto parlando al plurale non solo perché, assieme a me, anche l'intero staff sarà a carico per realizzare sempre nuovi formati per far divertire l'utenza, ma anche perché chiederò a voi che state guardando questo video di entrare a far parte di un determinato aspetto del canale. Lo vedremo fra poco. Per questo, negli ultimi giorni, le riunioni con i ragazzi del supporto tecnico, in combinazione con Luna Chiara e la stessa Arcontessa, sono state frequenti. Abbiamo deciso di comune accordo di portare l'intero sistema che muove i fili dietro l'Arconte del Crogiolo ad un livello superiore attraverso delle importanti novità. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete, potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello, ogni volta che vorrete, inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link, aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quali saranno queste novità che verranno implementate sul canale, dando inizio all'operazione Next Level. Andiamo a dargli un'occhiata. Branding. La prima novità di questa metà del 2022 si trova proprio sotto i vostri occhi. Infatti, dalle riunioni avvenute con l'intero staff, abbiamo ideato e realizzato la prima divisa che indosserò da oggi, che riporta il banner del canale, che renderà il tutto più professionale. Stessa cosa sul lato live, che invece della t-shirt vedrà delle camicie per dare un tocco in più alla diretta, dando all'occhio anche la sua parte per chi guarderà da casa. Inoltre in futuro arriveranno anche le felpe quando le temperature diverranno più rigide, creando un guardaroba completamente brandizzato l'Arconte del Crogiolo. Battlecry del canale. E a proposito del logo, in linea con l'implementazione dei contenuti che prenderanno vita in futuro, dopo ore di idee scartate, siamo riusciti a dare conferma all'identità del canale stesso attraverso un urlo di battaglia. Infatti, nei giorni a venire lo vedrete comparire sul banner del canale, quindi restate sintonizzati. Questo nuovo modo di percepire l'Arconte del Crogiolo, ci auguriamo, avvicinerà molti più giocatori di quanti più giochi di carte possibili che attraverso le loro idee e suggerimenti forniranno sempre nuovi spunti per arricchire di contenuti freschi il palinsesto del canale. Accesso a nuovi TCG. E ripartendo proprio dall'ultimo punto, arriveranno finalmente diversi contenuti riguardanti i vari GCC che si presenteranno all'utenza con i classici video come imparare a giocare in meno di 20 minuti ad un certo gioco di carte. Contenuti che vedranno in primis la comparsa del capostipite, ovvero Magic the Gathering, con Pokémon, Yu-Gi-Oh! E compagnia cantante a seguire.
Quindi, se avete in mente un gioco che vi piacerebbe far conoscere alla vostra community locale, magari insegnando loro le basi attraverso un video, non esitate a farcelo sapere, magari scrivendocelo qui sotto nei commenti o in DM sul profilo Instagram. Troverete il link in descrizione. In modo tempestivo cercheremo di recuperarlo e di gettare le basi per un contenuto che ne spiegherà le regole in modo semplice e fruibile per chiunque. Infine arriveranno anche i vari TCG, formato digitale, come ad esempio Gwent e Legends of Runeterra. Nuove rubriche. Ma non ci rivolgeremo solamente ai nuovi giocatori. Ci rivolgeremo anche ai collezionisti in erba e a coloro che per la prima volta dovranno affrontare il mercato secondario. Nessuna paura, a supporto di tutti coloro che hanno approcciato i trading card games sotto questi aspetti, diversi contenuti verranno studiati e realizzati per calzare a pennello in ogni evenienza, rispondendo ad ogni esigenza, risolvendo delle problematiche che ogni persona potrà riscontrare durante il processo di conservazione della propria collezione o rivendita dei pezzi rari in suo possesso. Un supporto ulteriore verrà fornito dalle recensioni dei vari articoli ed accessori utili che potranno essere impiegati in ogni aspetto che prenderemo in esame, migliorando non solo l'esperienza ludica di ogni singolo appassionato, ma anche salvaguardando ogni singolo elemento dentro uno specifico raccoglitore o garantendo una spedizione tranquilla e sicura, degna di 5 stelle. L'arconte si tinge di viola. Ebbene sì, signori, fra poco, quando la connessione risulterà essere stabile e non dovrò andare avanti con l'hotspot, il canale aprirà la frontiera del sito viola, dove ci saranno dirette incentrate principalmente su tre fattori: unboxing di accessori o box riguardanti i vari giochi di carte, discussioni sull'andamento dei GCC esistenti e scambio di idee sulle nuove uscite e gameplay su piattaforme, sempre riguardanti i vari giochi di carte come Pokémon, Magic Arena ed il più recente Duel Master, giusto per fare qualche nome. In più si prenderanno anche in considerazione le vostre richieste, che, a seconda dell'entità, verranno trasmesse in diretta a tempo debito. Del tipo, se chiederete un unboxing della prima edizione di Pokémon, dateci il tempo di racimolare giusto quel paio di 100.000 euro che serviranno all'acquisto dell'articolo. Potenziamento delle strutture. Cosa si intende con potenziamento delle strutture? Nei mesi scorsi il canale ha intrapreso una campagna di acquisti mirati che si è conclusa all'inizio di giugno con l'arrivo di strumentazioni professionali volte a migliorare la qualità dei video sia in fase di registrazione, come in questo caso, sia durante le live che si terranno, come già detto, sul sito Viola nei prossimi mesi. Ciò sarà fatto anche per gli eventi dal vivo che mi vedranno presenti in loco durante i vari tornei che meritano di essere trasmesse con qualità superiore anche per migliorare l'esperienza di chi guarderà da casa. Il progetto comune. E qui chiedo a voi. Avete per caso in casa vostra un mazzo di carte di un determinato TCG che oramai nessuno dalle vostre parti gioca o addirittura non viene più prodotto? In descrizione ho lasciato per tutti voi un link con una lista di giochi di carte collezionabili e non, dove potrete scoprire se potrete dare una mano al canale a realizzare il progetto che ho in mente di portare a termine. Ad ogni mazzo, anche tematico, che entrerà a far parte della lista, ci avvicineremo sempre più all'obiettivo finale e, raggiunto un certo numero di deck, vi mostrerò il progetto realizzato e pronto ad essere ammirato in tutto il suo splendore. Fatemi sapere tramite messaggio privato o sulla pagina Facebook o, ripeto, in DM sul profilo Instagram. A proposito, seguiteli entrambi, vi lascerò come già detto i link in descrizione, quale mazzi di carte di uno specifico o più specifici TCG che non faranno parte dei giochi che già saranno in mio possesso avrete a vostra disposizione e sarò ben felice di rimborsarvi le spese di spedizione. E voi avete trovato interessanti tutti questi power-up che vedranno il canale accedere ad un livello successivo? Come sempre fatemelo sapere nei commenti.
Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.